Esistono purtroppo diverse forme di violenza e tra le più subdole possiamo annoverare senza alcun dubbio la violenza assistita. La violenza assistita è stata definita dal CISMAI, il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia, come il fare esperienza da parte del bambino o della bambina di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulti e minori. Ci occupiamo da anni di questo fenomeno e da anni raccogliamo ogni giorno nel centro antiviolenza le storie di tante donne, di tutte le età, di tutte le provenienze economiche e geografiche. Il problema è complesso. Oggi siamo qui con i professionisti, con gli assistenti sociali, con gli avvocati per riflettere su uno degli aspetti della violenza di genere, che è il fenomeno della violenza assistita, uno degli ultimi reati normati in seguito alla Convenzione di Istanbul e uno dei fenomeni dei quali molto spesso i centri antiviolenza hanno lamentato, no, l'urgenza di occuparsene e la politica finalmente, la legge se ne sta occupando. Quindi stiamo lavorando tutti insieme per proteggere le donne, i loro figli e le loro figlie. Ai lavori è intervenuto anche il procuratore del Tribunale dei Minori dell'Aquila, David Mancini. Su come tutelarsi contro la violenza, Brunella Capisciotti ha aggiunto ancora. Innanzitutto, per chiunque si senta in pericolo c'è il 1522, che è il numero verde nazionale antiviolenza H24 in multilingue. Gli strumenti sono per le donne vittime di violenza il centro antiviolenza, che a Pescara è attivo dal 2005, e poi attraverso il percorso di ascolto, di tutela nelle situazioni di grave rischio di incolumità fisica c'è anche la possibilità di essere ospitate in strutture protette con i figli e le figlie. Da poco tempo abbiamo iniziato ad avere dei femminicidi commessi da giovani ragazzi. Quindi c'è da chiedersi come mai questi giovani non riescano a rifiutare un no e perché non riescono a gestire la rabbia. Dobbiamo iniziare a lavorare sulla formazione da piccoli, a far capire il rispetto, il valore e ad accettare soprattutto le sconfitte, tali che le sconfitte non sfocino in violenza. Abbiamo l'episodio che è successo poche settimane fa nella nostra città, dove un quindicenne ha picchiato, facendo riportare delle lesioni a una sua ex fidanzatina, per non saper riuscire a gestire un rifiuto. Questo ci deve far pensare.